Spesso quando si ha un dolore è molto frequente pensare che è possibile curarlo con una pomata, un po' come avveniva nell'antichità quando venivano creati degli unguenti di tipo medicamentoso con delle erbe che spesso potevano lenire molti dolori. Chiaramente non tutte le pomate sono identiche e il mercato è sostanzialmente saturo di possibili soluzioni. La prima cosa che va controllata quando si acquista una pomata di tipo medicamentosa è la percentuale di farmaco presente all'interno del gel. Generalmente maggiore è la percentuale, parliamo sempre dell'1,5-2%, maggiore sarà la sua efficacia. Non è sempre così, ma generalmente con i FANS, quindi farmaci antinfiammatori non steroidei, diciamo che è così. In seconda battuta, consiglio di detergere la cute con dell'alcol per eliminare il film grasso e favorire una migliore penetrazione della crema. Generalmente consiglio di applicare la crema 2 volte al giorno, la mattina e la sera. L'applicazione della mattina ha un effetto molto importante nel massaggiare quelle che sono le strutture muscolari e detendere la fascia. Ecco quindi il corretto massaggio, per l'applicazione della mattina. Sarà quindi molto importante aggiungere a questo tipo di massaggio anche del semplice ghiaccio che può essere applicato anche più volte al giorno. L'applicazione della sera deve essere considerata come quella che facevano le nostre donne, ovvero dei cosiddetti impacchi. Come sempre dovremo detergere bene il piede e applicare una noce di prodotto. Questa volta non dovremo massaggiare, ma lasciare la crema, spandendola senza farla assorbire. Avvolgeremo il piede nella pellicola trasparente per alimenti. E lasceremo il piede così per tutta la notte. Il calore farà sudare e aprire i pori della pelle e favorire un maggiore assorbimento. Purtroppo io, non essendo un medico, non posso consigliarti un farmaco specifico. Ti consiglio eventualmente di chiedere informazioni al tuo farmacista o eventualmente al tuo medico di fiducia, che potranno quindi indicarti quale farmaco potrebbe essere indicato per il tuo problema. Eventualmente puoi iniziare con delle pomate a base di arnica montana, che è diciamo una pianta assolutamente naturale, che mi riferiscono molti pazienti essere molto efficace e spesso può aiutare a lenire molti dolori.
ti lascio qui sotto in descrizione alcuni esempi di crema che possono essere utili per questa problematica. Se non dovesse bastare, potrebbe essere necessario un approccio molto più ampio, volto alla risoluzione di quelle che sono le possibili cause che stanno determinando una tallonite o comunque un disturbo a carico del piede. Quindi potrebbe essere necessario eseguire della terapia manuale per mobilizzare quelle che sono le articolazioni della caviglia, del ginocchio o anche della colonna. Potrebbe essere necessario anche seguire dei trattamenti basati su laser ad alta potenza neodimio YAG, che è davvero molto efficace per il trattamento dell'infiammazione, oppure seguire anche delle onde d'urto, che sono il gold standard, certificato da moltissimi studi scientifici che ne attestano la loro efficacia. Spero quindi che questo semplice video possa essere utile per te. Ti aspetto qui sotto nei commenti per rispondere a quelle che sono le tue domande. Io ti aspetto al prossimo video. Ciao!